Beh, a parte quella lì rossa, che probabilmente è un mezzo boss, tutte le altre sono arancioni, quindi bene o male sono nel livello appropriato, ma il fatto che sono tutte arancioni ti fa capire che effettivamente sono giusto di livello, ma il gioco sta proprio di prepotenza aumentando la difficoltà. Ogni tanto qualche nemico, ecco appunto, posso anche schivarlo, ma tipo stiro bottoni qua. Sono anche difficili solo da schivare. Già solo quello li rende molto fastidiosi. Non difficili, ma fastidiosi. Soprattutto con quei cavolo di missili, Dio mio. Dai, beccati sto Megiddo. Maledetti. Ecco fatto. Tutto risolto. A parte quello lì rosso, bene o male. Comunque, stiamo avanzando. Ah, ok, ho superato la torretta. Dicevo, perché sono passato di qua? Ma il mio obiettivo è andare al monte Chashiro. Però prima dobbiamo andare al torrione da questa parte. Non mi sembra ci siano nemici. Qua è chiuso, ovviamente. Però ancora ce la facciamo. Finché i nemici non sono un problema, ce la possiamo fare, ma proprio tranquillamente. Però il problema arriva quando ci sono questi che sono resistenti agli attacchi fisici, il che mi distrugge tutte quante le mie statistiche, perché io in questo gioco sto andando solo di brute force. Sto andando di brute force per completarlo, quando so benissimo che non è la strategia più appropriata. Ecco qua. Continuavo a investire l'elefante. Che tra l'altro a questo giro Morgana ci serve perché appunto l'elefante qui. Persona del tesoro! Bloccatela, fermatela, distruggetela! Dov'è? Assaltatela! Che già è difficile trovarle. Ecco fatto. Punti esperienza e tanti soldini. Per quanto adori il personaggio di Yusuke, come ho già detto più di una volta, il nostro caro Zenkichi per me riceve un bonus che sorpassa la velocità del mio adoratissimo Yusuke. Ha gli attacchi divini. E gli attacchi divini sorpassano qualsiasi difesa, cioè va bene tutto. Ma quando riesci comunque a colpire il nemico facendo un qualsiasi tipo di attacco, hai già vinto in pratica. Posso aprirlo? Posso aprirlo. Ok, niente di eccezionale, però almeno lo prendiamo. Ed eccoci arrivati al primo dei torrioni. Vai, Oracle. Ecco fatto. Vedi quello che intendevo? Attiviamo Furia. Con Furia tutti i nostri attacchi diventano divini, il che ci permette anche di attaccare il fastidioso elefante poc'anzi denominato. Mamma mia. No, riattiva Furia. Che in realtà io dico Furia, ma in realtà è Furore. Continuo a sbagliare perché io continuo a concatenare l'attacco del triangolo, però lui per sbaglio lo disattiva, e quello è il problema. L'attacco rotante in un'area così ristretta è la fine per i nemici. Tenete al sicuro Futaba. Non dobbiamo
farla morire, mi raccomando. Ecco, stupido elefante, già l'ha colpita. Dai che siamo all'80%. Dai che ormai ci siamo. Mamma mia che dolore. Ecco fatto. Senza essere morta, con Wolf dietro con lo spadone. Bellissimo. Ed eccoci qua. Questa ambientazione mi ricorda molto il mondo di Tron in Kingdom Hearts 2. È molto futuristico. Guarda, guarda se non è Tron tutto ciò. Che cosa hai visto, Zenkichi? Perché il punto esclamativo? È il torrione. Eccolo lì, il torrione della prigione. Vedo anche quella torre radio. Probabilmente è lì che controllano tutte le telecamere di sorveglianza. Se riuscissimo a rubare il nucleo, diverrebbero tutte inutilizzabili. Bene, allora infiltriamoci e rubiamolo. Non avere fretta, ci sono telecamere anche qui. Cosa dovremmo fare a riguardo? Bella domanda. Aggiriamole. Ottima idea. E comunque l'ingresso principale non sembra un'opzione molto valida. La via diretta non è sempre la più rapida, vero? Vediamo se c'è un altro modo per entrare. Sì, signora. Ah, ovviamente c'è sempre un altro modo per entrare. E uno è rosso e uno è giallo. Benissimo. Va bene, io ti affronto. Oh, un super cavaliere. Benissimo. Aia, che dolore. Adesso vi spacco la faccia a tutti quanti, cavalli inclusi. Mamma mia, aspetta, calmati. Vai, Agitai. Tocca di nuovo a te. Vai, Wolf. Allora, con calma. Gli attacchi a distanza con l'arma mi piacciono un sacco, perché mi permettono veramente di fare un sacco di male. Vai anche tu, Morgana. Mamma mia, ti abbiamo spaccato in due. Distrutta. E io mi preoccupavo che era rossa. Grazie. Ora che siamo qua in alto, invece mi ricorda il mondo di Monsters & Co. È incredibile come questo gioco mi ricordi molto Kingdom Hearts più di quanto mi ricordi Persona 5. Bene, altra zona dove dobbiamo far combattere Oracle. E c'è un nemico di quelli fulminosi. Di già? Va bene, Oracle, è il tuo momento. Questo dovrebbe riportarci al torrione della prigione. Avvio Lighting, guardatemi le spalle. Certo. La mia squadra perfetta sarebbe togliere Joker, per quanto cosa cattiva che sia, e avere al posto suo Zenkichi, Yusuke e due healer. Peccato che ovviamente non è che posso mettermi a togliere Joker dalla squadra. Aspetta, Megiddo, per farli allontanare da Futaba. State lontani dalla mia puta bimba. Aspetta. Ecco fatto. Ottimo. Allora, aspetta che attivo di nuovo il furore. Perfetto. Becca di questo. Di nuovo furore.
Mamma mia, aspetta! Ecco fatto! Lontano da Futaba, maledetto! Lontani da Futaba, vi ho detto! Aia, che dolore! No, ho sbagliato, ho fatto triangolo cerchio, volevo fare solo cerchio io. Va bene, ci liberiamo di tutta sta gentaglia. Bravo Zenkichi. Ecco fatto. Aspetta che mi ricarico anche un po' di vita. Beccati questo. Aia, che dolore. Ecco fatto. E hacking completato. Brava Futaba. Ok, ricarichiamoci un po' i punti vita. Mitra è salito di livello. Sia Anna che Morgana sono senza SP. Mi serve qualcun altro che ci faccia da healer. Makoto, tu hai qualche abilità? Non mi ricordo. Mediorama. Ok, sì, potresti essere utile per adesso. Quindi facciamo 1, 2, via. Mettiamo Sofia e Makoto. Abbiamo 26 punti legame. Come possiamo sfruttarli? Aumentiamo ancora l'attacco speciale, che è al massimo, e aumenterei gli SP assolutamente. E con questi ultimi tre punti cosa possiamo aumentare? Ma sì, i danni da guizzo fantasma, mi va bene. Ok, molto probabilmente in questo primo torrione ci sarà un nemico grosso, come in tutti i torrioni d'altronde. Quest'area off limit, i furfanti causeranno violare le regole, verranno eliminati. Tu chi sei? Un cagnolino da guardia? Ci diamo in fretta la faccenda e disattiviamo quelle telecamere. Impudenti, vi ammazzo tutti! Ah, tu sei un best healer, tra l'altro, Allora, prima di tutto, occupiamoci dell'elefantone. Aia, che dolore. Aoe, calmi. Dobbiamo prima occuparci dell'elefante, assolutamente, perché lui è troppo resistente. Assaltiamolo. Perfetto. Vai, Makoto. A proposito, a cosa sei debole? Non ho ancora visto. Al nucleare. Però non... scusami, fammi vedere le debolezze. Vabbè, beccati Mapreia. Aia, che dolore, fermi. Media rama. Megiddo. Tarakukaja. Aia, che dolore. Beccati ancora uno. Ah, bastardo, mi ha tolto i miei potenziamenti. Ma Frey! Ancora uno! È bello come adesso tutti stanno facendo i complimenti a Wolf, santo cielo. Prima non net, tutte le cagate varie che gli dicevano. Adesso grande Wolf, sei tutti noi. Ecco qua un po' di punti vita extra per me. Rakunda. Ora mettiamo Rakukaja su di noi.
Ci mettiamo furore. Dov'è andato il tizio? Eccolo qua, attacco speciale. E via tutti i nemici. Aia, che dolore. Ora con la mia difesa aumentata non mi puoi più bloccare gli attacchi, Grande Makoto. Fatti pugni nucleari. Ecco fatto. Liberiamo un po' la zona. Aia. Ecco fatto. Assalto. Morto? Ecco fatto. Grande Makoto. Oh, sono ancora sulla moto io. Zenkichi sta salendo di livello, che è una roba incredibile. Potenza nucleare al posto di uno di questi. Togliamo Mafrei, che è leggero. E ora si sale sul primo torrione. Guarda con che velocità, tra l'altro. Eccoci arrivati. Ma non c'è nulla. Ah, ok. E il primo nucleo che cos'è? Un cellulare? Scopriamolo. Il modellino Lercio. Bene, il segnale radio è andato. Questo sistemerà le telecamere. Questo ci permetterà di dare un'occhiata a quei luoghi bloccati in precedenza. Ritorniamo all'entrata. Sì, andiamo là. La via per il castello dovrebbe essere libera adesso. Alla fine cos'era il nucleo comunque? È un action figure. Oh, incredibile! Lui è The Fireman. Cioè, il tipo, la parola chiave. Quindi, cosa vuol dire? Scusate, non capisco. Le prigioni ospitano delle fonti di potere che sono il simbolo del potere del monarca. Li chiamiamo nuclei, questo è uno. Questo affare? Mi stai dicendo che questa piccola action figure è un nucleo? Perché mai sarebbe un simbolo di potere? Forse perché gli piaceva davvero The Fireman. Esatto, a tal punto da considerare se stesso un eroe. Anche se è chiaramente un cattivo. Qualsiasi sia il motivo, dobbiamo concentrarci e trovare una strada per il castello. Giusto, rimettiamoci in marcia e vediamo di trovare il prossimo torrione della prigione. Benissimo, quindi ora possiamo tornare indietro. Si scende. Che bello poter passare senza dover pensare ai Mitra. E ora possiamo proseguire da questa parte. Nemici blu, quindi non sono nulla di cui preoccuparsi. Il prossimo torrione è di qua? Quell'ascensore dovrebbe portarci più vicino al castello di Konoe. Finalmente facciamo progressi. C'è ancora tanta strada da fare, però. Ah, non ti preoccupare, ce la faremo. Un'altra persona del tesoro! Assaltatela! Maledetta! Ecco fatto, dammi punti. Un po' pochini, in realtà, però. Potenziamento, yes. Rakukaja invece lo teniamo. Lo teniamo perché può essere utile, perché ci permette di non essere interrotti, almeno. Cambierei un po' la squadra per far livellare anche gli altri, ma ci serve comunque un healer. Quindi Sofia io la lascio in squadra. Togliamo Makoto. Mettiamo, chi è che è più basso di livello? Haru, anzi Ryuji. Dopo togliamo Zenkichi, mettiamo Yusuke, perché voglio livellare anche lui. Aspetto a togliere Zenkichi perché c'è l'attacco speciale pronto. E ora possiamo proseguire. Un cambio di panorama non indifferente. Sembra una specie di deposito. Il castello deve essere ancora piuttosto lontano. Ci toccherà avere un po' di pazienza. Lo sentite anche voi? Sembra il rumore di un aereo o qualcosa di genere.
Ah già, qui vicino c'era una stazione del treno. Potrebbe tornarci utile per spostarci più facilmente. Beh, sì. Però c'è una barriera incredibile qua. Intruso rilevato. E quindi cosa farai? Oh, di nuovo tu. Perché ho tolto Makoto nel momento del bisogno? Aspetta. Ecco fatto. Assaltiamolo. Vedi, quando inizi a essere comunque non sotto il loro livello, le battaglie diventano anche abbastanza divertenti a modo loro. Il punto è quando loro ingiustamente sono a tutt'altro livello. C'è qualcun altro ancora? No. Ci sarà un checkpoint in questa zona? Sì, proprio davanti a noi. Avanziamo e passiamo vicino al muro. Eccoci arrivati. Il nostro checkpoint è proprio qua sotto. Quelli sono sensori infrarossi. Passarvi attraverso è altamente sconsigliato. Cosa? Ma la stazione è proprio lì. Io non so niente di questa roba, ma non possiamo semplicemente spegnerli. Già, potrebbe esserci un torione che controlla quei sensori. Giusto, vediamo se riusciamo a trovarlo. Deve essere in questa zona, giusto? Sì, dall'altra parte. Totalmente dall'altra parte. Ecco di nuovo Yusuke in squadra ora. Proseguiamo sui soliti fili incredibili. Dov'è che dobbiamo andare? Qua sulla sinistra, perfetto. Quindi siamo nella direzione giusta. Allora, di qua c'è un'altra porta chiusa, mentre di qua c'è il luogo dove noi dobbiamo proseguire. Questo vuol dire che il torrione è proprio da questa parte, secondo me. Vediamo subito. Due checkpoint, tre checkpoint, il torrione e un cazzo di labirinto infinito. Ottimo. Ma guarda quanti sono, ma che cavolo. Ma aspetta, ma queste sono le melme che c'erano anche nel laboratorio. Madonna, è esploso. Sono quegli esseri melmosi che c'erano anche nel laboratorio, questi. Portone chiuso, come lo apro? Questa porta è chiusa. Di solito questo tipo di porta si apre con un interruttore, ma qui intorno non vedo niente del genere. Ci toccherà trovare un passaggio segreto o qualcosa di simile. Qualche idea su dove cercare? No, e se non me lo dici tu, no. Tipo il condotto di ventilazione funziona sempre. Bene. Meno male che c'è sempre qualche condotto di ventilazione che ci fa passare. E guarda qua l'interruttore. Ah, ok. Stavo aspettando che si aprisse io. Ah, si è aperta. Questa porta, chissà. È possibile che sia collegata all'interruttore dello stesso colore. Quindi se vediamo un'altra porta come questa, dobbiamo trovare l'interruttore corrispondente. Oh no. Un labirinto enigma dove devi cercare la porta con il colore giusto per riuscire ad attraversarlo. Guarda, questa è gialla, quell'altra è gialla, questa è rossa. Oh, e finalmente Futaba ha raggiunto il suo livello massimo. Può annullare il danno di un attacco che metterebbe KO un compagno. Fantastico. Ottimo, ottimo, ottimo. E qui il nostro primo checkpoint. Oh, ci aspetterà un lungo cammino qua dentro. Cut.